Ciao a tutti amici di GDFaro Team, oggi siamo qui in Villa Bonin perché qui si terrà la prima tappa di Miss Stella della Notte. Quest'oggi appunto verranno elette le prime ragazze che passeranno e verrà eletta anche la primissima reginetta. Alla fine di questa serata le andremo a conoscere tutte molto meglio, quindi per ora andiamo a goderci questo splendido spettacolo di bellezze. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'edizione 2024 di Miss Villa Bonin per Miss Stella della Notte. Buonasera a tutti voi, sarà una serata all'insegna della bellezza, delle miss, insomma c'è tanta carne al fuoco e ci sarà veramente da divertirsi. Questa sera vi presentiamo la prima di numerose tappe di selezione che culmineranno proprio questo autunno in una bellissima crociera offerta da MSC Crociere, in cui verrà eletta la più bella tra le ragazze che parteciperanno a queste numerose selezioni. Tutte selezioni ovviamente che si svolgeranno nei più bei locali del Veneto e ovviamente non si può iniziare se non da qui, a Vicenza, da Villa Bonin. Iniziamo con dei doverosi ringraziamenti ovviamente a Villa Bonin per la disponibilità, per averci scelto per allietare questa vostra bellissima serata. Un ringraziamento a Miami Service Events nella persona di Luca, che questa sera ha coordinato ed organizzato l'evento, ed un ringraziamento di cuore va ovviamente a tutti voi che questa sera siete qui in nostra compagnia e a tutte le persone che hanno collaborato e hanno lavorato dietro le quinte di questa serata. Le presento e le ringrazio velocemente. Si tratta di Milena, che è un po' il mio angelo custode questa sera, la responsabile del backstage, direi di fare loro un grandissimo applauso. Un ringraziamento va anche a Valentina, makeup artist freelance di questa serata, che ha truccato tutte le ragazze, la sottoscritta, con i trucchi forniti da Profumeria Milena. E ancora grazie di cuore a Lara Hairstyle, l'hairstylist ufficiale della serata. Grazie Lara, grazie per la pazienza, ha fatto un lavoro fantastico dietro le quinte, vedrete il risultato, sono certa, insomma, che nel suo salone con un po' di calma e tranquillità veramente saprà dare ulteriormente il meglio di sé. E abbiamo visto, vediamo qualcosa brillare, la più bella tra le belle. Un applauso per Miss Stella della Notte 2023, Camilla Agostini. Come potete vedere lo scettro e la corona dopo numerose selezioni. Sono state oltre 100 le ragazze che hanno partecipato all'edizione 2023 e siamo qui, Camilla, per sentire un po' la tua voce, per capire un po' come funziona questa settimana denominata l'onda della moda. Buonasera a tutti. L'onda della moda è una settimana in cui noi Miss ci dedichiamo ad eventi dedicati al mondo del fashion, quindi sfilate, shopping, e oltretutto durante questa settimana si svolge anche la finale di Miss Stella della Notte. In velocità, un consiglio per le tue colleghe? Penso che la cosa più importante sia godersela e divertirsi, perché le emozioni più belle che io ricordo, oltre ovviamente al momento della vittoria, sono i momenti passati con le mie compagne e il rapporto che ho creato con tutti loro, ovviamente. Quindi un'ottima occasione per stare insieme, un'ottima occasione anche per avvicinarsi ad un mondo che è bellissimo e che deve portare non solo soddisfazioni ma anche ottimi rapporti umani. Grazie Camilla, grazie per essere
noi, ti rivedremo poi durante le premiazioni. Ti chiedo di avvicinarti al backstage e velocemente vi vado a introdurre quella che sarà la serata, lo svolgimento del tutto. Ci sono tre uscite questa sera, lo dico principalmente ai nostri giurati, ma a tutti voi. Si inizia ovviamente con l'immancabile uscita in beachwear, in costume da bagno, dove ovviamente ci sarà la possibilità di vedere il fisico delle nostre ragazze. Andremo a seguire con un'uscita casual, una prova in cui le ragazze faranno un vero e proprio defilé di sfilata, quindi proveranno per la prima volta a fare le modelle, quindi si impersoneranno anche un po' in quelli che sono i capi che dovranno interpretare, offerti da Silvia di Mazzini 11, negozio di Artignano. Grazie Silvia per essere con noi. E per concludere, ovviamente, come le vere principesse, l'uscita in abito elegante, quindi si mostreranno in tutto il loro splendore, la loro eleganza e il loro portamento. Io mi avvicino alla corona e alle fasce della serata. Luca, noi siamo pronti per iniziare il nostro primo defilé. Serpentone per le nostre ragazze. Thank you.
l'aspirante al titolo numero 7. Tratta di Valentina Salvati, di 25 anni. Con l'ultima miss in gara con il numero 8. Lei è Martina Evatore, da 22 anni. Molto bene! Giurati, attenzione, completate! I vostri conteggi, ci sarà la nostra presidente Giulia che ritirerà il primo giro di schede, nel mentre le nostre miss si preparano velocemente per andare ad interpretare, come vi avevo già accennato, la proposta moda di Mazzini 11 Store, che si trova ad Arzegna. Pronti? E ovviamente, come da copione, si riparte dalla candidata numero 1, Passerella. Prego.
mattina si conclude l'ultimo defilé di questa edizione 2024 di Miss Villa Bonin. Facciamo un grande applauso a tutte le nostre Miss partecipanti. Li ho visti molto molto concentrati, mentre ovviamente i nostri giurati stanno ultimando i loro conteggi. Giulia di Ferro Team sta raccogliendo le schede come da compito in quanto responsabile presidente della nostra Giulia, e super super in velocità Super Luca di Miami Service concluderà le operazioni di conteggio. Amici di Villa Bonin, avvicinatevi al parterre che siamo pronti. Grazie a Giulia Urbinati di Ferro Team, che è stata la nostra responsabile presidente di giuria, mi ha portato la busta al Grande Fratello a Sanremo. Insomma, anche noi questa sera Miss Stella della Notte abbiamo la busta. Che dici, Camilla? Mi fai compagnia? Che così ti ammiriamo nuovamente in tutto il tuo splendore. Io le ragazze le vedo già pronte. Mi fate la coreografia anche questa volta? Bravissima. In 3, 2, 1, rivediamo per l'ultima volta le nostre 8 splendide Miss. Ci raggiunge Andrea con la fascia.
prego Andrea. Vieni qui alla mia sinistra e questa fascia va alla candidata numero 6, Darina Ivanez. Bellissimo, grazie mille, grazie, grazie. E chi mi raggiunge per premiare la Super Miss? Olli, sei con noi, buonasera. Lui è una delle colonne portanti di Villa Bonin, un super PR, tutti lo conosciamo. Prendi pure la fascia, avvicinati qui alla mia sinistra, vieni. Puoi dirmela una parolina sulla serata? Sono un po' di io. Quindi nemmeno tu. Cerchiamo di mantenere questa amicizia, ci conosciamo da una vita, quindi non ti faccio dire null'altro. Camilla è pronta con la corona. Andiamo ora a premiare la Miss vincitrice di questa serata, che con il numero 8 è Martina Evatore. Martina Evatore, abbracci, tavole e champagne, grazie al nostro staff, raggiungetemi Milena, Lara, Luca, tutti quanti. Da parte mia, Lisa Fedele, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, speriamo di aver allietato la vostra cena, il vostro pre-serata, e auguriamo a tutte queste ragazze fasciate e non un grandissimo in bocca al lupo, e speriamo di vederle tutte in crociera.